I Am My Dream, Second Out, Fuori Secondi. Qui c'è spazio solo per chi vuole essere primo. Oggi siamo qui con Mauro. Ciao Mauro. Ciao Luca. Ecco il tuo papero. Grazie. They ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I stress up or come, what for? Train in the trees, please pardon my sycamore. Touch burning sands, cross lands and stormy shore, shore seasons in the year, yeah. Ain't no channel for champions and chain no fear. Yeah, the champ is here, switch gears. Sei severo con te stesso? Sì, estremamente duro. Estremamente duro. Amo la competizione, amo la sfida. Ogni giorno cerco costantemente, fisico e mente, a portarli ad un livello successivo. Continuo a mettermi autopressione in qualsiasi cosa faccio, sempre, per cercare di stimolare corpo e mente a performare meglio sia nel calcio freestyle, sia nel mondo normale, nella vita quotidiana. Cerco sempre di caricare i miei lavori, aumento le mie difficoltà nelle skills. Cerco sempre di dare me stesso, di essere duro, di andare avanti. A livello competitivo io faccio calcio freestyle, a livello competitivo quest'anno vado per i 30 e il mio corpo non è come quello di un ventenne, atletico, al massimo della sua forma fisica, e quindi devo cercare assolutamente di dare più di quello che davo quando avevo 20 anni, 25 anni. E sì, e cerco sempre di dare il massimo, di performare al massimo. Ma e come ti, diciamo, questo tuo essere competitivo, come riesci, diciamo, che cosa fai per essere, diciamo, così severo con te stesso? Cioè, nel senso, capisco, parlo anch'io da sportivo. Siamo due sportivi, facciamo due sport completamente diversi, ma allo stesso tempo sono totalmente simili. Siamo da soli, tu sul ring sali da solo, io sul palco salgo da solo, e lì sei solo tu, fisico e mente. Non è uno sport di squadra il nostro, non è uno sport dove ci si può dare una mano, devi solo essere sicuro di te stesso al 100%, e quindi per arrivare a questi livelli devi essere davvero duro con te stesso. Credo che anche il minimo errore lo paghi, no? Il minimo errore, soprattutto se vedi il pallone toccare per terra, una persona si accorge subito che c'è l'errore, e quindi cerchi sempre di vivere il presente. Abbiamo concluso. Ok. Quindi buona la prima, io direi di bloccare il tempo. Sono più lunghi 3 minuti a parlare che 3 minuti esibirmi sul palco o sui palazzetti o sugli stadi. Fai partire tu il timer che ti faccio una domanda. Dico che anche sul ring invece sono più duri. Sono più duri, sì. Sono più duri sul ring. Chiedimi pure quello che vuoi. Quando hai capito di avere le carte giuste tra le mani? Bella domanda. Io credo che le carte giuste sono le carte che da sempre mi sono riuscito a giocare, nel senso che fin da bambino il mio obiettivo era quello di fare lo sportivo. Infatti mia mamma mi diceva sempre: ma cosa vorresti fare da grande? Io dicevo: voglio fare lo sportivo, non il calciatore, dicevo lo sportivo.
E lo sportivo, alla fine sono riuscito a raggiungere questo mio obiettivo che mi ero prefissato nella testa. Quindi le carte giuste, credo che se sei perseverante e vuoi raggiungere un determinato obiettivo, se te lo poni e poi se hai anche la fortuna di avere come dire, delle potenzialità, le carte giuste saltano fuori. Quindi io ho cercato, non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista mentale, di affidarmi alle persone giuste, quindi è stata un'evoluzione continua nel mio percorso. Ho cominciato a fare pugilato quasi per sbaglio, questo sport che secondo me è antico e nobile come l'uomo, dice il mio maestro. L'ho cominciato a fare per sbaglio, giocavo a calcio, non facevo freestyle, ma giocavo in una squadra anche semiprofessionistica, e poi proprio per l'ambizione, terzino destro. Ok. Sono mancino di mano, ma destro di piede. Ma destro di piede, E quindi ho deciso di cambiare completamente tipologia di sport, fare uno sport individuale, perché ero molto, molto, molto competitivo. E però l'ambizione non era quella non di combattere, era quella di intraprendere una nuova strada. E piano piano poi il mio percorso mi ha portato a passare per diventare un dilettante, un buon dilettante, niente di eccelso. E poi ho deciso di intraprendere la strada più difficile, che è quella del professionismo, che però mi sta dando grande soddisfazione perché tutto ruota attorno a me. Ho saputo anche mettere bene i pezzi del puzzle, cioè non sono ancora incastrati al 100% nella mia testa, però sto cercando di ricomporre il puzzle, sto facendo di tutto perché il pugilato diventi la mia vita, possa essere il mio futuro, non solo adesso da atleta, ma anche nel breve, ma anche nel lungo tempo, e voglio giocarmi ancora queste carte. Io credo che le carte che sto giocando devo ancora tirar fuori, diciamo, l'asso nella manica, quindi le carte giuste finora abbiamo dimostrato di averle, ma credo che possiamo ancora fare tantissimo. Tante soddisfazioni me le sono tolte, tante soddisfazioni. Vedo ancora per diverso tempo molto, molto futuro sportivo, e poi spero di intraprendere altre strade sempre nell'ambiente pugilistico. Volevo chiederti come fai a conciliare il personaggio Mauro con uno sport così, diciamo, anche di nicchia, trasportandolo ad una realtà, diciamo, accessibile a tutti quanti. Allora, faccio un passo indietro e inizio da quando ero un ragazzino. Ti posso dire solo un nome, Ronaldinho. Lì è nato tutto. Ero un campione in campo, faceva freestyle, e da lì è nata la vera disciplina come freestyle. Ma finito Ronaldinho non ci sono stati tanti giocatori che hanno portato avanti queste skills. Grazie appunto a Ronaldinho è nata questa disciplina, e io l'ho scoperta grazie a lui, e ho iniziato. Provavo a casa, in giardino, nei sassi, con i vicini di casa, e pian pianino ho provato a creare cose nuove, skills nuove, non solo io, anche tanta gente in Italia, tanta gente nel mondo, e lì un po' alla volta mi sono fatto strada da solo e anche con un'altra persona, che voglio dire il nome, che è Matteo Cozza, il mio socio di avventure. Io e lui abbiamo iniziato quasi per caso, e ora siamo finiti negli stadi, andiamo negli stadi a fare show, a far vedere cos'è il calcio freestyle. Andiamo nelle scuole, soprattutto nel Vicentino, a me piace, e cerchiamo di portare un'esibizione, uno show, e far vedere ai bambini la realtà del calcio freestyle, perché è una disciplina nuova. È una disciplina che non tanti conoscono, e niente, lì scuole, stadi, palazzetti, lì è quello che mi piace di più fare in assoluto. Mi piace vedere
le persone contente, soddisfatte, i bambini felici, e questo mi dà una grande gioia, un gran piacere. Passo la palla a te, nel senso metaforico della domanda. Beh, niente, io concludo perché non manca tantissimo. Io cerco di portare il pugilato dappertutto, anch'io nelle scuole, cerco di renderlo accessibile a tutte le persone, che anche persone adulte, grandi, mature, ad imprenditori piuttosto, che perché ho la fortuna di poterlo insegnare. Interrompo il tempo, però continuo 2 secondi in più. Posso portare il mio sport dappertutto, anche questa fortuna che uno sport individuale è facile anche da trasmettere e da far appassionare la gente. Quindi cerco sempre di estraniarmi un po', vedere alla gente cosa piace e avvicinare questo mondo che magari per tanti potrebbe essere violento, cattivo, e invece io voglio portarlo, invece far capire che per i bambini può essere utile per l'autostima e anche per quelli che sono invece molto diciamo esuberanti a rientrare nel loro personaggio, quindi a calmarsi. Le persone grandi riescono a sfogare la loro magari rabbia interiore che tengono dentro, e quindi mi piace portare questa mia esperienza pugilistica, che è di alto livello, ma anche diciamo a tutta la gente che si avvicina al nostro mondo. Ecco, io ti ringrazio. Grazie a te. Buona la prima, direi.